Salve a tutti, sono Andrea Arteaga, l'assistente di informatica per il gruppo R. Oggi vi spiegherò come installare la macchina virtuale che useremo durante il corso per fare i nostri esercizi. Dunque, prima di tutto apriamo il nostro browser e andiamo al sito della lezione di informatica, cioè www.t.inf.ethz.ch/ew/courses/info1_12. Con la I maiuscola. Ecco, il link comunque lo trovate anche sui fogli distribuiti. E qua sotto questo primo titolo rosso c'è un link xubuntuifmp12.ova. Si tratta di un file piuttosto grosso che noi dobbiamo scaricare, quindi scarichiamolo. È un file di appunto circa 1,5 GB, quindi ci vorrà un po' a scaricarlo. Io sul mio computer l'ho già scaricato, per cui al momento annullo questo download, voi invece lasciatelo continuare. Mentre questo grosso file viene scaricato, andiamo su un altro sito, che è il sito del programma che useremo per eseguire questo file, cioè per aprire la macchina virtuale. Il sito è virtualbox.org. Si tratta di un programma per Windows, per Mac oppure per Linux, in realtà anche per altri sistemi operativi che noi useremo e dobbiamo quindi adesso scaricare, quindi andiamo sulla pagina di download, e installare. Scegliamo la versione giusta per il nostro sistema operativo, quindi se avete Windows è qua, se avete Mac è qui. Se avete Linux vi consiglio di usare il vostro gestore dei pacchetti, quindi se avete Ubuntu c'è il Software Manager, se avete OpenSUSE c'è Yast, insomma credo che riusciate a farcela. Se avete dei problemi contattatemi direttamente, che facciamo prima. Una volta scaricato e installato questo programma, nonché scaricato questo file, possiamo chiudere il browser e aprire il programma VirtualBox che appunto sarà stato installato nella nostra macchina. Il programma è questo qua, ha un'interfaccia piuttosto carina. Sulla parte sinistra ci sono le macchine virtuali, io ne ho già due che uso per fatti miei, voi invece non avrete nessuna macchina qui. Quello che dobbiamo fare è semplicemente prendere il file che abbiamo scaricato, xubuntuifmp12, e installarlo qui dentro. Per farlo andiamo sotto File, Importazione di un'applicazione virtuale, l'apriamo, andiamo a cercare il posto dove abbiamo scaricato la macchina, per me è questo qua, e apriamo questo file. Molto semplice, proseguiamo e arriviamo in questa pagina di impostazioni. Possiamo scegliere un nome per questa macchina, per esempio con un doppio clic entriamo nel campo e scriviamo per esempio IFMP oppure informatica o quello che preferite. Un'altra impostazione importante è la memoria di lavoro, preimpostata a 1 GB. Se abbiamo un computer un po' datato, diciamo più di 3 anni, va? 2 anni e mezzo, 3 anni, o se siete insicuri, questo valore può essere abbassato. Possiamo metterlo per esempio a 700 MB, che va benissimo. Se avete dei problemi o dei dubbi contattatemi, ma 700 MB dovrebbe andare bene davvero per tutti. Io comunque imposto sulla mia macchina a 1 GB. Se avete un computer recente vi consiglio di lasciare 1 GB, che non dovrebbe dare nessunissimo problema. Fatto questo, importiamo la macchina virtuale. Ci vorrà un pochetto, circa 1 minuto probabilmente. Intanto vi spiego, una macchina virtuale è come un computer vero e proprio. Ha una scheda madre, un processore, una scheda di rete, un lettore DVD, insomma è una macchina vera e propria che però risiede esclusivamente sul vostro disco fisso, quindi in forma esclusivamente software. Su questa macchina virtuale in particolare noi abbiamo già installato una versione di Linux, Xubuntu, che ci renderà molto semplice la compilazione e l'esecuzione dei piccoli programmi C++ che andremo a creare durante il corso. Ecco, abbiamo creato la nostra macchina virtuale IFMP. Adesso c'è ancora una cosa che dobbiamo fare, e cioè creare la cartella che useremo per trasferire dei file dalla macchina virtuale al nostro sistema vero e proprio. Quindi, nel nostro sistema vero e proprio, dove ci pare, che sia sul desktop, nella cartella dei documenti, creiamo una nuova cartella che possiamo chiamare come vogliamo, per esempio condivisa, oppure shared, oppure quello che ci pare. Eccola qua, l'abbiamo creata. Adesso invece torniamo a VirtualBox
ed entriamo nelle impostazioni della macchina virtuale, quindi mi raccomando, clicchiamo col destro e facciamo Settings. Andiamo sotto la scheda Shared Folders e aggiungiamo una nuova Shared Folder, cioè una cartella condivisa. Sotto Folder Path dobbiamo scegliere semplicemente l'indirizzo di questa cartella qua, quindi andiamo qua sotto Other e andiamo a cercare questa cartella condivisa. Io ce l'ho qui, sotto la mia cartella casa. Cartella condivisa. Ecco, tutto a posto. Sotto folder name invece dobbiamo scegliere, cioè dobbiamo scrivere esclusivamente questa stringa qua, questo testo, vb-shared. Dobbiamo proprio mettere questo nome e nessun altro, perché in questo modo il sistema lo riconoscerà automaticamente. Fatto questo, clicchiamo su ok, ancora una volta ok, e possiamo far partire la nostra macchina virtuale. Si apre una finestra. Questo è lo schermo della nostra macchina virtuale. Come vedete, anche qua si tratta di una componente software. Dopo qualche secondo si carica il sistema operativo, che è il sistema operativo del topo, come vedete da quest'icona piccola. Bene, questo è un desktop. Qua abbiamo una notifica che siamo connessi a internet. E possiamo ingrandire questa finestra in modo che ricopra tutto lo schermo. Per farlo possiamo andare sotto View, Switch to Full Screen, oppure più praticamente possiamo usare la scorciatoia Ctrl+F. Per chi ha un PC si tratta di premere il Ctrl destro e la lettera F. Ci comparirà questa informazione, noi diciamo che non vogliamo più avere questa informazione e facciamo switch. Ecco, siamo entrati nel desktop ingrandito, per cui adesso è come se fossimo entrati in un nuovo sistema operativo. E in effetti è così, se non che quando vogliamo possiamo usare la stessa scorciatoia di tastiera per riportare alle dimensioni ristrette questo sistema operativo. Adesso torniamo così. Vi spiego brevemente. Qui ci sono tre icone che in fondo non ci interessano tanto. Poi ci sono tre cartelle, una per i programmi di esempio, che sono dei programmi che sono già stati scritti o che ci serviranno durante le lezioni, per cui al momento ignoriamoli. Poi c'è la famosa cartella shared, poi vediamo come funziona. Infine c'è la cartella dei programmi in cui, beh, idealmente noi scriveremo i programmi per il corso, quindi gli esercizi. Per esempio creiamo una cartella che chiamiamo serie 14, in cui noi scriveremo i nostri file, i nostri programmi per la serie 14. Uso questo esempio perché noi non arriveremo alla serie 14, ci fermeremo prima, credo, alla 12, quindi non ci sarà un conflitto. Poi in seguito vi farò vedere come faremo un programma, come lo compileremo, come lo eseguiremo. Questo lo vediamo dopo. Per il momento quello che voglio far vedere è il funzionamento di questa cartella condivisa. Al momento è vuota. Io creo un nuovo file che chiamo per esempio ciao.txt. Eccolo qua. Entro nel file, scrivo un testo a caso, quindi per esempio ciao a tutti, punto esclamativo. Salvo il file, lo chiudo e adesso esco dal sistema operativo virtuale e torno invece nel sistema operativo vero e proprio, che nel vostro caso magari è Windows o Mac, nel mio caso è un'altra versione ancora di Linux. Entriamo nella cartella condivisa e il file è comparso, vedete? Quindi ho appena trasferito un file dal sistema virtuale, anzi l'ho creato proprio qui, al sistema vero e proprio. Se lo apro vedo il testo che ho scritto dall'altra parte. Io qua posso cambiare il testo, per cui invece di scrivere ciao a tutti scrivo ciao a voi, punto normale, salvo, torno nella macchina virtuale, lo apro e il testo è cambiato. Infatti l'ho cambiato qua. È come se avessi trasferito un file dal sistema vero e proprio al sistema virtuale. Posso anche fare un'altra cosa, creare qui un nuovo file, per esempio hello.txt, modificarlo, scrivere hello world, salvare, e nel momento in cui torno qua, beh, devo aggiornare semplicemente la vista della cartella con F5 e ho questo file. Quindi ho appena trasferito un file dal sistema vero e proprio al sistema virtuale. Ecco, quello che dovrete fare per consegnarmi gli esercizi, ve lo spiego fino da adesso, sarà
prendere il file che avete fatto per esempio nella serie, diciamo che qua abbiamo fatto il file hello.cpp, quindi il programma, dovrò trasferirlo da qui alla cartella condivisa. Vedete, in questo modo viene copiato. Poi lasciar perdere il sistema virtuale, tornare nel sistema vero e proprio, prendere il file che è comparso e spedirlo all'assistente via email. L'assistente sono io, ovviamente, il mio indirizzo ce l'avete sul foglio. Questo è quello che dovrete fare per consegnarmi gli esercizi di programmazione. Quindi non dovete aprire un file Word, copiare il codice, non dovrete scrivermi direttamente il codice nell'email, ma fare questo qua. Quindi scrivere il programma nel file, mettere il file nel sistema vero e proprio tramite la cartella condivisa e poi spedirmi come allegato questo programma C++. Se non sapete spedire un'email con un allegato, rivolgetevi direttamente a me. Quindi non abbiate paura, questo corso in fondo è un corso di informatica for dummies. Vedrete che riuscirete a fare gli esercizi senza grosse difficoltà e io potrò sempre darvi una mano. Quindi non preoccupatevi di niente, se avete dei dubbi rivolgetevi a me. Quindi per il momento finiamo qua, la macchina virtuale dovrebbe essere impostata. Ah, l'ultima cosa, per spegnere la macchina virtuale ci sono due modi. Uno è quello di fare un logout e fare shutdown per spegnere la macchina virtuale come se stesse spegnendo un file vero, un computer vero e proprio. L'altra alternativa che vi consiglio è quella di chiudere la finestra, ma invece di spegnere la macchina virtuale, di salvare il suo stato, quindi scegliere questa opzione qua. Fatto questo, ci vorranno alcuni secondi per salvare lo stato della macchina, dopodiché qui comparirà saved invece di powered off, come qui. Nel momento in cui vorrete riaccendere per fare la nuova serie di esercizi, per esempio, farete start, ci vorrà qualche secondo per caricare lo stato della macchina e vi ritroverete esattamente le stesse cose che stavate facendo prima. Quindi avevamo queste due finestre aperte e ce l'abbiamo ancora. Per esempio, mettiamo caso che noi stessimo scrivendo qui un testo, tipo nel mezzo del cammin, ecco, stiamo scrivendo un testo, non salvo neanche. Devo uscire di casa velocemente. Chiudo, salvo lo stato. Ci mette forse 3 secondi. Fatto. A questo punto posso spegnere il sistema. Quando riattivo, ecco, stavo scrivendo il primo verso della Divina Commedia e posso continuare. Non ho neanche salvato questo file prima. Quindi, vedete, è una cosa molto pratica. Adesso, questo credo che sia tutto per il momento. Poi vedremo come si fa a compilare ed eseguire un codice. Per il momento, arrivederci a tutti.